Si chiama 47D11 e potrebbe essere il primo farmaco al mondo specializzato nell'andare a rilevare e a prevenire l'infezione da coronavirus. Un breve annuncio nello studio è stato pubblicato nel sito BioRxiv, ma prima di vedere questa nuova arma che potrebbe essere efficace nelle mani dei medici ci vuole ancora del tempo. L'anticorpo infatti vi ricordo che dovrà essere testato sull'uomo, richiederà questo diversi mesi. Ricerca sottoposta a revisione tra pari o peer review prima che la Nature la vada a pubblicare, quindi non si sa se questo anticorpo andrà effettivamente a, diciamo così, risolvere il coronavirus, però potrebbe essere una speranza in più. Il farmaco potrebbe essere pronto per essere testato, potrebbe essere un'arma terapeutica efficace, la prima specifica contro il coronavirus Covid-19. È quello che promette questo anticorpo monoclonale, in grado di attaccare il coronavirus, messo a punto in Olanda da parte di ben 10 ricercatori olandesi. Grazie, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate, vediamo quello che succederà. Speriamo bene, speriamo che la ricerca prosegua e compia passi da gigante. Ciao da Leandro, narratore italiano.